Contro le zanzare, ULS 5 Polesana invita a non lasciare acqua stagnante a trattare le caditoie. Anche quest'anno, imponente campagna di disinfestazione larvicida preventiva su aree urbane e periurbane. ULS 5 Polesana, per vivere in sicurezza. Ben ritrovati a questa nuova edizione di TG Rovigo. Apriamo parlando della crisi che attanaglia le imprese venete. Non tutte vogliono indebitarsi per risollevarsi dalla crisi post-Covid. Anche le domande al fondo di garanzia previsto dai decreti del governo sono comunque poche. Servono quindi contributi a fondo perduto, altrimenti si rischiano nuove chiusure entro l'autunno. Sentiamo. Ogni piccola e media impresa è indebitata con le banche per circa 100.000 euro. Impossibile cercare di risollevarsi dalla crisi attraverso nuovi debiti, anche se le garanzie vengono fornite dallo Stato. E questo in sintesi motivo delle poche domande pervenute al fondo di garanzia previsto dai decreti Cura Italia e Liquidità, strumenti che dovevano aiutare le imprese venete che invece si sono rivelati un flop. 9 aziende su 10 non hanno ancora presentato la domanda nonostante la crisi, le difficoltà e la mancanza di liquidità che assillano le nostre imprese. In termini assoluti sono oltre 62.000 le domande presentate, 460.000 i lavoratori interessati. Il Veneto è la settima regione in Italia, davanti ci sono Emilia-Romagna e Lombardia. Solo il Piemonte, tra le regioni che più contribuiscono al PIL nazionale, ha presentato meno domande. E la colpa del flop non è tanto della burocrazia e del sistema bancario. Sia chiaro, non è la responsabilità delle banche, per carità, alcuni istituti di credito non è che abbiano espresso, abbiano dato una grossissima collaborazione, però è evidente che è lo strumento che non funziona, è lo strumento che non interessa le piccole imprese. Ma gli artigiani veneti che hanno presentato lo studio non vogliono fare polemiche o addossare colpe. Quello che serve adesso è far arrivare alle imprese la liquidità necessaria per non chiudere. Se entro la fine dell'estate i soldi non arriveranno, saranno in tanti a cessare l'attività. A Venezia, complice il crollo del turismo, sono andati persi finora quasi 20.000 posti di lavoro. A Verona, oltre 15.000 i posti persi. Nelle altre province il calo è meno rilevante. Padova con meno 5.800 posti, Treviso con meno 4.000, Vicenza che ha perso 3.500 posti di lavoro e Belluno e Rovigo che assieme hanno perso oltre 3.200 posti. Per la CGA di Mestre l'unica via è quella dei sussidi, dei contributi a fondo perduto, perché le aziende non vogliono indebitarsi per risollevarsi dalla crisi. L'unica soluzione è quella di dare contributi a fondo perduto, indennizzi, sussidi a sostegno delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti, altrimenti rischiamo nei prossimi mesi, in particolar modo a partire dall'autunno, una fortissima moria di aziende e un elevatissimo numero di nuovi disoccupati. Torniamo ad occuparci adesso della crisi occupazionale che ha coinvolto il Polesine più che il resto della regione. Fortissimo ricorso alla cassa integrazione, ma le speranze risiedono tutte adesso nell'apertura dei nuovi supercentri del mercato del lavoro che porteranno in avanti un balzo importante dell'offerta lavorativa e di conseguenza poi ci si augura anche un rallentamento della crisi occupazionale. E una crisi nella crisi è quella che ha vissuto in questi mesi il mercatone. Dopo aver superato la fase critica dell'emergenza sanitaria da coronavirus, per il comune di Occhiobello non è ancora il momento di tirare un sospiro di sollievo. 14 casi di positività ai Covid, 2 decessi, 11 persone guarite ed un solo paziente ancora contagiato ma in buone condizioni. L'amministrazione comunale è dovuta intervenire con buoni spesa ed altre misure di sostentamento per le famiglie in difficoltà economica a causa del lockdown. Ed ora si torna a fare i conti con un'altra emergenza, quella legata al Mercatone 1 di Santa Maria Maddalena. È di pochi giorni fa la comunicazione della proroga di altri 6 mesi di ammortizzatori sociali per i 40 dipendenti polesani della catena di arredamento e casalinghi fallita un anno fa. Effettivamente le speranze che il punto vendita di Occhiobello fosse tra i più appetibili per quanto riguarda l'acquisizione da parte di altre aziende, purtroppo al momento era stata solo una speranza. Effettivamente sappiamo che alcuni punti vendita in Italia sono stati acquisiti da altre realtà commerciali, quello di Occhiobello ancora no. Si sa che si sta vendendo all'asta tutto quello che è contenuto nei capannoni della sede polesana.
La finalità è quella di pagare prima i fornitori, ecco, che anche i clienti che sono rimasti incastrati, diciamo, con acquisti mai portati a termine, che invece erano stati saldati, purtroppo pare che non riescano a rientrare tra i creditori. E questo è un vulnus che sinceramente mi dà molto fastidio, perché ci sono famiglie che hanno pagato e che vedono i loro beni all'asta e saranno acquisiti da altri. Le speranze ora ricadono sull'outlet di Occhiobello, la cittadella dello shopping da 250.000 metri quadrati, costata 40 milioni di euro nel 2011 e resistita poco più di un anno, potrebbe vedere nuova vita a breve. Il complesso è ora nelle mani di imprenditori canadesi che promettono investimenti ed occupazione. Ci sono interessi molto molto particolari sull'acquisizione dell'outlet per una sua ripartenza e ci sono ovviamente delle situazioni di cui non posso parlare attualmente perché sono in fase di movimentazione, quindi presumo che fra poco si saprà bene di che cosa si tratta. Rilancio e aiuti economici anche per il mondo dell'agricoltura e della pesca, tra i due settori più colpiti dall'emergenza Covid. Un piano da 165 milioni di euro per dare la spinta ad agricoltura e pesca, due tra i settori più colpiti dall'emergenza Covid. La regione scende in campo e stanzia contributi destinati ad agricoltori, allevatori, pescatori che hanno continuato a lavorare e a produrre cibo per tutti, pur soffrendo perdite importanti. In molte filiere abbiamo perso anche il 70-80%, gli agriturismi completamente azzerati, il mondo della pesca è stato fermo col fermo pesca per 4 mesi, perché poi ai ristoranti si mangia il pesce, si mangiano le cozze, si bevono i vini di qualità, quindi tutto quel settore di alta qualità ha subito grandi perdite, quindi noi interverremo soprattutto lì. Complessivamente in Veneto gli imprenditori hanno perso circa 500 milioni al mese nel periodo del lockdown. Il piano della regione dà risposta a un settore strategico che vale 6,5 miliardi di fatturato, conta 70.000 imprese, produce un centinaio di prodotti a denominazione. Ma oltre al valore economico, l'agricoltura rappresenta un presidio identitario del territorio e delle sue comunità. Abbiamo anche semplificato e velocizzato i pagamenti, già ne abbiamo già fatti tanti, e soprattutto i controlli in azienda, e quindi con una misura molto veloce riusciremo a dare risposta di liquidità diretta a tutte le imprese agricole. Le risorse della regione per il sostegno al settore primario, messe in campo per fronteggiare gli effetti della crisi creata dall'epidemia Covid-19, ammontano complessivamente a 165,5 milioni di euro per il 79% erogati a fondo perduto. Contributi a fondo perduto, fondi di rotazione e garanzie, ha spiegato l'assessore Panna, sono i tre pilastri della manovra anticrisi a sostegno delle filiere più colpite. E sempre in materia di pesca andiamo a ripercorrere assieme quelli che sono stati alcuni dei momenti più difficili anche a causa del lockdown di questo settore, che ha dovuto affrontare una perdita del 70%. Il Covid-19 non ha risparmiato nemmeno loro, le 1.500 famiglie di pescatori che lavorano nella sacca di Scardovari. A causa del lockdown hanno dovuto ormeggiare le loro imbarcazioni, ma la natura non si è mai fermata. 2/3 della raccolta di cozze, le uniche DOP italiane, e vongole sono andati persi, circa 3.300 quintali di prodotto. Con l'economia bloccata e senza turisti né ristorazione, l'unico sbocco è stato la grande distribuzione, che da sola ha potuto far poco. Per quanto riguarda vongole e veraci abbiamo fatto un minimo storico degli ultimi 2 mesi naturalmente, ma mancando anche, diciamo, anche le altre nazioni, perché la Spagna, la Francia è il nostro miglior acquirente per quanto riguarda cozza di Scardovari, che va venduta naturalmente in un periodo molto breve, quindi non è come magari, non so, altri prodotti come il pesce magari, oppure può essere magari il lupino, che se non si prende oggi magari si può prendere anche tra 15 giorni. Questo è un periodo che, se per i primi di luglio non riusciamo a vendere il prodotto in sacca di Scardovari, tutto il prodotto naturalmente va perso. Il caldo infatti fa calare l'ossigeno nell'acqua, soffocando i mitili, problema causato dall'interramento della laguna.
I pescatori denunciano la situazione da tempo e dopo 10 anni di mancata vivificazione a fine mese potrebbero ripartire i lavori. Visto e considerando che dal 2010 che non si fanno interventi ordinari, ma si sono fatti solo gli interventi, diciamo, tra virgolette, di tampone o piccoli interventi, ecco, secondo me ci vorrebbe minimo 10-12 milioni di euro per dare una svolta definitiva per i nostri laguni e far sì di ritornare a far sì i nostri 100.000 quintali di vongole e veraci e dare più respiro anche a tutta la sacca di Scardovari, che far sì che le nostre cozze non possano morire magari ai primi di luglio, magari, ma se riusciamo magari per i primi di agosto, magari davvero un mese in più. Nel frattempo si sperimentano altri metodi, questo è il Flapsi, vasche nelle quali piccoli bivalvi provenienti da Olanda e America vengono preingrassati tramite un sistema di pompe ed eliche ed immessi nei parchi lagunari solo una volta raggiunta la taglia idonea a sopravvivere a rischi di predazione. Tramite fondi FEAMP si ricercano investimenti per raggiungere quota 10 impianti. E ancora, da meno di un anno, hanno messo in funzione un sistema di macchine per sottovuoto per la conservazione dell'alimento fresco, più facilmente rivendibile. Tutto questo mentre si sta cercando ancora di ricostruire dopo i danni della tempesta dello scorso 12 novembre, che ha ridotto l'80% delle cavane ad un cumulo di macerie. Vedo che si procede bene, spero che il prima possibile, ecco, finisca tutto e che magari più avanti arrivi qualcosa anche, tra virgolette, di contributi per dare una mano ai nostri pescatori. E come se non bastasse, non è ancora chiusa la guerra con la provincia per i diritti esclusivi di pesca che ha caratterizzato tutto il 2019. Il consorzio ha fatto ricorso al TAR per il mancato rilascio delle autorizzazioni. Purtroppo la dirigente della provincia con il presidente, perché naturalmente sono poi loro due, non hanno voluto saperne per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca, per quanto riguarda i pescatori che sono lì un anno e mezzo che aspettano, pagano anzi per i mantenimenti e non riescono ad andare a pescare proprio per questo blocco, che è un blocco naturalmente assurdo, perché qualsiasi tipo di avvocato che abbiamo parlato ci danno perfettamente ragione. Purtroppo ha un'ideologia diversa da quella che abbiamo visto noi e purtroppo abbiamo dovuto fare ricorso al TAR. Torna anche l'allarme scuola, 90.000 studenti veneti non potranno entrare in classe con le nuove linee guida, si cercano quindi delle soluzioni, dalle tenso strutture alle lezioni nei musei, utilizzando il più possibile spazi ampi. L'assessore Donazan dice anche che mancano all'appello 900 insegnanti. Aule troppo piccole, pochi insegnanti, personale ATA insufficiente. La scuola in Veneto riparte il 14 settembre, ma in poco più di 2 mesi dovrà risolvere questi nodi cruciali. Il software creato dal Ministero dell'Istruzione sta passando i raggi X, le dimensioni di aule, palestre e auditori. Vogliamo classi meno sovraffollate, le cosiddette classi pollaio a noi non piacciono affatto, non le tolleriamo più. A Roma ci sono già i dati del 75% degli edifici. Risultato, il 15% dei ragazzi va portato fuori dalle attuali classi. Grazie a interventi di edilizia scolastica o al recupero di vecchi plessi abbandonati, il governo ha stanziato 1 miliardo. Non bastasse, l'idea del ministro è quella di utilizzare altri luoghi. Portiamo i nostri studenti nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, nei cinema, nei teatri. Facciamo in modo che respirino quella cultura di cui sicuramente hanno bisogno. Dati alla mano, sono più di 3.000 gli studenti rodigini che non potranno entrare in classe, su una popolazione scolastica di circa 25.000 ragazzi tra elementari, medie e superiori. Il presidente della provincia Dall'Ara sta pensando a una riunione con sindaci, presidi, rappresentanti dell'ULS e delle aziende del trasporto pubblico. L'altra emergenza è quella del personale. Il governo ha promesso nuove assunzioni, un esercito di 50.000 precari. Al momento servono oltre 2.000 persone tra insegnanti e personale ATA in tutta la regione. Una sfida contro il tempo. Il Veneto poi ha una carenza di organico che è particolarmente preoccupante, perché noi abbiamo esaurito tutte le graduatorie, perché il Veneto aveva fatto una buona programmazione, ma il decreto legge convertito in legge ci dice che dobbiamo aspettare che le regioni che hanno ancora posti in graduatoria facciano e espletino tutte le loro procedure. E noi abbiamo bisogno di 900 insegnanti in più e 1.200 di personale ATA.
Voltiamo pagina e ci occupiamo adesso di tematiche legate al mondo dell'ambiente. Lendinara è il primo comune di Rovigo ad essere completamente plastic free. Lendinara punta ad essere il primo comune plastic free della provincia di Rovigo. La città ha aderito all'iniziativa lanciata dal Ministero dell'Ambiente Plastic Free Challenge ed ha approvato a larga maggioranza la mozione che impegna il Comune a ridurre drasticamente l'uso della plastica e più in generale a promuovere un consumo consapevole ed una gestione sostenibile dei rifiuti. In base al programma i primi effetti si potranno vedere entro la fine dell'anno in corso, partendo dagli uffici e dagli enti pubblici direttamente collegati all'amministrazione. Una mozione che poi è stata trasformata in delibera e che ha un vantaggio, quello intanto di manifestare una sensibilità, ma soprattutto non è un'azione voluta da sindaco e giunta solo. È un'azione che noi abbiamo condiviso ed è nata a livello di seconda commissione consigliare, la commissione che ha competenza anche per l'ambiente, e quindi insieme unitamente al presidente Loris Tietto ma anche al vicepresidente Dennis Sambinello a situazioni, io ho citato due nomi ad esempio che magari per chi non vive la realtà lendinarese posso sembrare, proprio per segnare la trasversalità, cioè persone che manifestano, che rappresentano anche gruppi diversi, c'è chi è maggioranza, c'è chi è opposizione, ma che in una dinamica di confronto attraverso questo confronto nella comunità si lavora veramente per l'interesse della comunità. In primo luogo il Comune adotterà una politica di acquisti pubblici green che riduca l'utilizzo di materiali plastici ove questi siano sostituibili da materiali costruiti con materie prime a minor impatto ambientale o biodegradabili. Poi si pensa ad eliminare in tutti i locali gestiti direttamente dall'amministrazione l'uso di bottiglie d'acqua in plastica, preferendo caraffe con l'acqua dell'acquedotto. Poi si agirà incentivando la graduale eliminazione dell'uso di piatti, bicchieri, cannucce e altri oggetti usa e getta nelle sagre e manifestazioni pubbliche. Ed infine si punta a diffondere una cultura green partendo dai più piccoli, adottando sistemi di gestione delle mense scolastiche che prediligano l'uso di stoviglie lavabili o compostabili, oltre a completare nei plessi scolastici l'installazione di erogatori di acqua al fine di ridurre l'utilizzo di bottiglie. È un piccolo segnale perché praticamente la delibera dà delle indicazioni comportamentali a livello di amministrazione pubblica, quindi per ridurre il consumo della plastica e quant'altro, però è una volontà che unitamente ad alcuni imprenditori che già lo fanno nei loro stabilimenti ed altre situazioni è un pensiero, una logica che noi vorremmo inoculare nel pensiero dei giovani, delle famiglie, dei lendinaresi. Quindi noi dobbiamo creare occasione di analisi, di dibattito, e sul tema ambientale è un tema molto molto importante. In linea con questo obiettivo si dovranno organizzare giornate straordinarie di pulizia dei parchi, aree verdi e soprattutto di sponde dei fiumi, canali e fossati di scolo, coinvolgendo associazioni e cittadini. All'inizio dell'estate, in piena pandemia, arriva una bella notizia per Porto Tolle: essere nominato bandiera blu. Le spiagge incontaminate e le acque limpide hanno permesso di raggiungere questo importante obiettivo che sicuramente aiuterà anche una forte ripresa del turismo. Si sono presentati in tanti e muniti di guanti e sacchi i volontari che hanno scelto di partecipare alla seconda edizione di Puliamo Boccasette, manifestazione proposta nella mattinata dello scorso 28 giugno sulla spiaggia di Boccasette a Porto Tolle come momento di sensibilizzazione ed educazione al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa, aperta a tutti, in particolare a famiglie con bambini, ha invitato a trascorrere un paio di ore insieme per raccogliere rifiuti e contribuire così alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio dove il ramo del Po di Maistra abbraccia il mare. Una giornata fantastica, si sono presentati oltre 150 persone tra associati, referenti e volontari per una raccolta incredibile, una raccolta di oltre 750 sacchi. Abbiamo raccolto di tutto, plastica, reti, spazzatura di ogni genere, e abbiamo riportato a casa un bottino di quasi 4 tonnellate di rifiuti. È un risultato che cresce negli anni, questa è la seconda edizione, andrà meglio nei prossimi anni, il nostro obiettivo è quello di migliorarci e fare sempre meglio per l'ambiente.
All'evento, patrocinato dai comuni di Porto Tolle e Rosolina, hanno partecipato, insieme a Plastic Free, le associazioni Un Cuore da Cavaliere di Rosolina e American Dream di Loreo, gruppi scout di Adria e Rovigo, la Protezione Civile Porto Tolle e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Rovigo. Nel complesso le presenze sono state molti di più dell'anno precedente, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Un gran successo, la sensibilizzazione è lo scopo di questa iniziativa. Lo scopo è sicuramente pulire una spiaggia, ma è anche portare le persone sul campo a toccare con mano la gravità di una situazione che merita sicuramente di essere approfondita, di essere vista con gli occhi delle persone. E le persone sicuramente, dopo aver toccato con mano, dopo aver visto, tornano a casa con una coscienza che speriamo sia quella che poi porta le persone stesse a non compiere più determinati gesti, ma diventare più virtuosi. Presenti anche alcuni ricercatori delle università di Ferrara e Trieste, impegnati a portare avanti il progetto interregionale Italia-Croazia Nate Form Plastic, che vede l'unione di più partner, sia tecnici che scientifici, con diverse competenze. In particolare c'è l'Università di Ferrara che si occupa del monitoraggio di alcune aree pilota e questa in particolare, quindi la Lido di Bocasette nel Delta del Po, è proprio una delle aree test del nostro progetto di cooperazione Italia-Croazia. E in queste aree noi facciamo periodicamente dei monitoraggi per verificare e monitorare la presenza dei vari rifiuti nella spiaggia e con particolare attenzione alla micro e alla macro plastica. Oltre agli altri partner italiani abbiamo anche un team di partner croati, sono tutte università e istituti di ricerca che si occupano appunto del problema delle micro e macro plastiche nell'Adriatico. Io in particolare rappresento l'Università di Trieste. L'Università di Trieste si occupa proprio di analizzare quali sono le componenti plastiche all'interno dei rifiuti che vengono trovate e, come ultima cosa, di sviluppare tecniche avanzate di riciclaggio. E anche per questa edizione di TG Rovigo è davvero tutto. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi auguro un piacevole proseguimento con i nostri programmi e vi ricordo che anche questa puntata sarà rivedibile sull'on demand di Telechiara al sito dell'emittente. Grazie e arrivederci. Contro il caldo, Ulse 5 Polesana ricorda di evitare di uscire nelle ore più calde e di utilizzare creme protettive. E per gli anziani soli e fragili c'è il piano caldo. Potete chiamare il 118 o rivolgere il vostro medico curante. Ulse 5 Polesana, per vivere in sicurezza. Piazza Polesana.